siamo al Santa Marta Open Day in compagnia dei The Bastard Sons of Dioniso, miei compagni trentini, invitati dal CUS Verona. E ciao intanto. Ciao, il CUS, questo dici? Quello dico, esattamente. Devo fare un po' di marketing. Noi non possiamo altro che volergli bene, dato che abbiamo già le magliette, quindi... Perfetto, allora siete qui al Santa Marta Open Day, come vi sembra questo pomeriggio? Beh, la location è incredibile, un bellissimo posto del quale vorrei conoscere un po' la storia solamente vedendolo e sì, sicuramente un bello spazio da condividere assieme. Allora, voi suonerete questa sera e avete da poco presentato il vostro nuovo album Sulla Cresta dell'Ombra, è uscito da poco il singolo. Cosa ci suonerete questa sera? Beh, facciamo in realtà un live abbastanza tirato, rock and roll, perché mi sembra più adatto per la serata. E niente, abbiamo fatto una ventina di date negli ultimi 2 mesi, stiamo portando in giro il nostro sound, diciamo. Facciamo anche una piccola parentesi acustica proprio per fare riferimento al nuovo album. Esatto, perché l'album è prevalentemente acustico, giusto? Sì, è tutto acustico, sono riedizioni dei nostri pezzi passati, rifatti unplugged, più un paio di inediti e una cover dei nostri beniamini Franklin Crosby, Stills & Nash. E un messaggio per noi giovani che vi guardiamo, voi comunque avete partecipato anche a un talent, quindi ci saranno qua altre band di ragazzi che suonano? Principalmente divertirsi e far sì che la festa vada bene, quindi comportarsi in maniera abbastanza civile e comunque consumare tantissimo. Fede, vuoi dirci qualcosa che è stato in silenzio? Perché ho una tosse, quindi ti sputtacchierei tutto il microfono. Quindi oggi canti poco? Canto il giusto. No, il minimo sindacale. No, dai, speriamo che sia... cioè il posto è veramente figo, quindi... aspettiamo solo che si faccia la nostra ora e fare un po' di baccano. L'unica cosa seria che potremmo dirvi oggi è che noi siamo testimonial di ADMO, l'associazione donatori midollo osseo. Tutti e tre siamo stati tipizzati, quindi siamo nel registro dei donatori. Io ho potuto anche fare tutta la donazione, quindi se qualcuno volesse avere informazioni dirette sull'esperienza o sulle cose, noi siamo qui tra di voi e sarà un piacere potervi essere d'aiuto, insomma. Secondo noi è una scelta che va, ci sono delle scelte che vanno oltre a se stessi nella vita, che è anche quella del volontariato o di queste cose qui, che puoi salvare una vita e non te ne rendi neanche conto, e quando succede già la tua vita ha un senso in più che prima non avresti mai potuto dare. Perfetto, grazie mille. Prossime date qua intorno? Avete già fatto a Grezzana, giusto? Quindi quella ce la siamo persa. Bellissima. Quindi dove siete prossimamente? A Milano. Siamo venerdì in Brianza, a Seregno. Seregno. E sabato in provincia di Genova. E dopo a Trento il 1° maggio. Poi non sappiamo più cosa sarà. E dopodiché finisce il tour invernale e attendiamo il calendario estivo. Va bene, grazie. Un saluto a tutti.